Andiamo ora al visionario a Udine, dove è stato presentato il docufilm su Mario Toros nel centenario dalla nascita. Stasera è un'anteprima nazionale per questo docufilm che racconta le storie di uno dei personaggi carismatici della nostra regione, no? Mario Toros è un personaggio che è un uomo politico, ma soprattutto un politico operaio, così come è definito da questo filmato. L'ente Friuli nel mondo, con il sostegno della regione Friuli Venezia Giulia, della Fondazione Friuli, il comune di Udine, ha voluto ricordare nei 100 anni della sua nascita Mario Toros, che è stato per ben 21 anni anche presidente dell'ente Friuli nel mondo. Ancora di più, nel 1953 era presente proprio all'atto costitutivo. Ecco, questo è uno dei motivi per cui l'ente Friuli nel mondo ha incaricato il regista Garlatti Costa di raccontare e di intervistare, anche perché già in vita Mario Toros aveva intenzione di fare questo documentario in memoria della sua storia, e quindi noi abbiamo continuato quello che Garlatti Costa aveva già registrato, grazie al fondamentale contributo della famiglia Toros, di tante interviste di uomini politici che ha frequentato, ma soprattutto quel segno che ha lasciato Mario Toros, presidente dell'ente Friuli nel mondo, in tutto il mondo. Grande la lotta che ha fatto alla volta allora nella Democrazia Cristiana, ma è riuscito a ottenere tanto a favore degli operai, ma soprattutto dei nostri corregionali emigrati all'estero.